Lubiana non ci sta ad essere additata come il prossimo grande malato dell'Eurozona e preferisce giocare d'anticipo. Per evitare una richiesta di salvataggio, il governo sloveno ha annunciato una serie di misure. La vendita di 15 aziende statali, innanzitutto, tra cui la seconda banca del paese Nova KBM, l'operatore Telecom Slovenia e la compagnia aerea di bandiera. Quindi l'aumento dell'IVA al 22% a partire dal 1 luglio. Al paese servono fondi per mantenere a galla il proprio sistema bancario. I crediti in sofferenza sono esplosi dopo che la crisi ha fatto precipitare la domanda per le esportazioni. Nepotismo, clientelismo e un settore pubblico smisurato hanno fatto il resto. L'obiettivo dichiarato ora è riportare entro l'anno prossimo il deficit sotto il 3% del PIL.